Buongiorno ragazzi, allora sì, c'ho sempre questo alone qua di luce di Dio, sono un po' gonfio in faccia ma ho dormito poco perché questa roba delle donuts mi ha messo un tarlo, ma andiamo con ordine. Portaprovette, finito, fatto, meno male che ho fatto il test e approvato per comodità. Le superfici stampate sullo smooth scivolano bene, questi due ho fatto l'incastro perfetto, questo ho fatto un incastro un po' troppo stretto. Per cui adesso ho allargato un filino il foro. Sono forte con le tolleranze quando devo incastrare, ma quando deve scorrere una roba vado sempre un po' troppo stretto. Comunque finirà su qua e poi ruoterà. Tra oggi e domani arriverà il filamento del colore giusto. Questo ce lo leviamo dalle palle e ci leviamo dalle palle anche le ultime etichette per la clinica. Anna si è detta soddisfatta. La matita va qua, quindi sporge quel tanto che basta. Queste provette, le più alte, danno un po' fastidio, ma hanno detto che non le usano praticamente più perché sono in dismissione. Quindi tutto sembra funzionare correttamente. E ce lo dimentichiamo. Donuts, vediamo le donuts. Allora, donuts è proprio una questione di studio di prodotto, perché devo riuscire a far sì che vengano bene, non come le originali, che erano fatte con legno massello, colla caldo e bottoncini, ma devono venire altrettanto belle perché siano giustificato l'acquisto, dato che c'è un gruppo di acquisto addirittura sul gruppo del cucito di One Maker Mother, però siano un po' meno costose al singolo pezzo e soprattutto un po' più facili da produrre. Questa è la questione, quindi non è proprio farle uguali all'originale. Ho indagato varie strade, ieri ho stampato non una ma due prove e vi faccio vedere adesso a che punto sono arrivato con i ragionamenti. Poi dopo le donuts comunque oggi ci mettiamo su un altro ancora. Non posso fare un solo progetto alla volta perché la stampa 3D c'è tempo di attesa, quindi è meglio farne più di uno. La prima donuts che ho stampato ieri, quella è incastro dove la ciambella sotto era intera. Questo è il risultato, ok? La prima cosa che vediamo è che fa letteralmente schifo, ma proprio a livello di, oltre che di qualità, perché questa è stampata così e quindi sotto la curva non viene, fa schifo anche a livello proprio di proporzioni. Infatti non ha le proporzioni dell'originale, in cui c'erano incastrate 4 di queste rondelle qua. Qui ho sbagliato qualcosa nelle proporzioni quando l'ho fatto ieri, però io non ho più le donuts sotto mano e non ho i disegni esecutivi di questo lavoro. Allora ho fatto un secondo proton migliorando le misure e le misure adesso, cioè questa è molto molto più corretta, è bella cicciona proprio come le donuts di Homer Simpson. Questa come è stampata? È stampata in tre pezzi. Per far venire bene la parte sotto è stampata, uno è stampato così, quell'altro è stampato così e poi il bianco, per evitare 50.000 cambi colore, è un innesto esattamente come era in quella. Questo secondo proto è esattamente fatto così. C'è una parte sotto, c'è una parte sopra che non è questa, c'è una parte sopra che è questa scavata, quindi è fatta solamente così e poi c'è l'incastro della glassa sopra che sono riuscito a rivestire. Ho indagato questa strada non tanto per questa versione qua di donuts, quelle che devono fare da peso, anche perché a me serve che le parti sotto siano scavate, ma per un'altra versione che voglio caricare su Maker World, che ha una funzione completamente diversa, ma questa la vediamo a parte. Questa ha la forma giusta, quindi se non altro ho individuato la forma corretta della donuts che deve avere. Ora è tutto un problema di finitura. Ragionamento sulla finitura. Ho fatto dei ragionamenti sulla finitura perché il grosso di questo lavoro qua è imbroccare una finitura che sia accettabile nonostante si usi la stampa 3D e non si vada a perdere quello che era la bellezza di prima del massello più la lucidità della colla a caldo. Allora, come vi ho detto ieri, la strada che io avrei voluto, la strada che secondo me è la più corretta è fare un tipo di lavorazione che non sia tutta stampa 3D, ma abbia comunque una post-produzione, tra virgolette, per dare pregio a questa cosa qua. Quindi con lo spirito di voler tenere comunque una parte di lavorazione manuale, perché comunque devo comunque farla per restituire la bellezza e non tutto stampa 3D, quello che terrei buono è la bellezza della glassa, che era venuta così, era venuta benissimo la glassa, perché era lucida, dava proprio matricità e sembrava proprio glassa. È una lavorazione manuale, ma secondo me quel tipo di lavorazione lì della glassa è imprescindibile per ottenere questo effetto qua. Quello in cui invece bisogna rinunciare per forza, per questione di tempi e costi, è il massello sotto. Il massello sotto non posso utilizzarlo, per quanto fosse bellissimo questo effetto
di contrasto tra i due materiali, perché alzerebbe i tempi di lavorazione in una maniera assoluta, alzerebbe i costi dei materiali perché erano masselli diversi e farebbe diventare i tempi lunghissimi come lavorazione, perché c'è tutta la lavorazione alla CNC, le fresate per stondare gli spigoli, il riempimento dentro, l'incollaggio, insomma, quella parte lì va ridotta di tempo e va ridotto di costo, anche perché diciamo che è una versione più economica di questi pezzi unici che avevo fatto qua. Poi ne avevo fatte 8, ne avevo fatte veramente tante. Quindi alla fine mi sto concentrando tutto solo su come realizzare la parte sotto. La parte sotto deve contenere ovviamente 4 di queste. Io purtroppo adesso ne ho solo 3, andrò a prendere, appena arriva la consegna che aspetto, vado a prendere l'altra che mi manca, anche perché a un certo punto dovrò fare i costi dei materiali per capire cosa viene fuori la singola. La parte sotto, il problema qual è però? Restituigli non solo un colore, ma anche un effetto che sia accettabile da vedere, che non sia proprio plastica. Per quanto riguarda il colore, come vi dicevo ieri, sono andato nella direzione dei filamenti color legno, non tanto perché le donuts originali erano fatte in legno, quanto perché secondo me è quello che restituisce il colore migliore. Quindi ho ordinato due tipi di filamento, questo qua della Sunlu più chiaro e questo della Molen invece più scuro, per avere, come avevo una volta, due tipi di donuts. Perché l'altro discorso è come viene comprato questo prodotto. Adesso io non so se sarà venduto a pacchetti di 4 o l'acquisto singolo, ma nessuno comunque ne acquisterà una sola. O meglio, se qualcuno, mettiamo caso qualcuno di voi, voglia acquistarne una singola e sarà venduta singola per goliardia, l'acquista. Però nell'utilizzo vero e proprio queste servono a gruppi di 2, 4, 3, perché comunque serve a tenere fermo un tessuto, quindi non ha senso avere un solo punto di appoggio. Quindi in questo caso non è una costante, una variante, ma è una variante più varianti, perché due tipi di fondo diverso, diciamo due tipi di colore diverso, con alternanza di n colori diversi di glassa e le codette sopra, fa sì che tutte vengano più o meno diverse e non ce ne siano di ripetute, o almeno da garantire la possibilità che chi acquista questa roba in un pacco da 6 non ne abbia neanche una uguale. Questo è un po' il concetto. Il problema cos'è? Il colore va bene, ci siamo, ma la qualità sulla stampa di questa roba, senza dover andare a fare una post produzione assurda, difficile da ottenere. Stanotte ho indagato un po' che strade ci sono per rendere, non lo so perché mi sono fissato di rendere questo smooth il più possibile, e ci sono varie strade. Già il fatto di averlo stampato per così ha reso tutto molto più meglio fatto rispetto che questa, che era invece venuta così. Si può usare, nel caso io decidessi di usare un filamento ABS, che però non c'è color legno, l'effetto legno, potrei usare l'acetone o i vapori di acetone lisciano la superficie e la rendono lucida. Una lavorazione che ho intenzione di fare, ma non è una lavorazione che si adatta a questo tipo di prodotto, per due motivi: lunghi tempi di lavorazione se va prodotto in serie, perché la serie secondo me sarà un centinaio di pezzi, quindi non tantissimi ma neanche pochi, ma da fare a mano, quindi non proprio pochi. C'è il problema dell'ABS e soprattutto mi restituisce un risultato lucido e liscio. Io qui nelle originali avevo non solo un contrasto di materiali, ma avevo anche un contrasto di matricità. Questa era liscia, era ruvida e legno con una matricità, questa era plastica lucida. Io devo ottenere la stessa cosa. L'altra strada che ho indagato è quella della post produzione classica, quella che abbiamo fatto con la colonna, quindi andare a carteggiare tutti questi qua, e tenete conto che se sono 100 sono 200 di questi pezzi qua, dagli su un primer e poi dagli un colore. Secondo me avrebbe reso tutto finto. Alla fine forse ho trovato la quadra e sto facendo adesso la prova, cambiando un po' il punto di vista su quello che deve essere la matricità di questa cosa. Quindi come primo mi sono disegnato il terzo prototipo, che è una donuts sempre divisa in due, ma senza la glassa e con l'incavo per ospitare le rondelle, due sopra, due sotto, quindi ogni donuts sono due pezzi. Da risolvere c'è il problema della finitura e soprattutto della giunzione, che ci sarà per forza, come c'era qua in queste qua in legno, ma si deve vedere il meno possibile. Forse, dico forse, perché sto stampando adesso, l'ho risolto in un colpo solo. Se io non posso
annullare la matricità plastica di questo, tanto vale accentuarla. E quindi ho usato per la prima volta un'opzione che andrà comunque tarata e approvata, che si chiama Fuzzy Skin, che dovrebbe nascondere i layer e nascondere anche quella che è poi la cucitura abbastanza, nasconderla abbastanza, non l'annullerà del tutto una volta aggiuntata. Fuzzy Skin dovrebbe restituire in teoria alla stampa una sorta di matricità spugnosetta, che è anche perfetta se pensiamo che il sotto è una donuts, quindi dovrebbe venire perfettamente quello che lo voglio. Lo ottiene praticamente facendo vibrare leggermente la testa ogni volta che fa un layer, anziché fare il giro tutto morbido, vibra leggermente e ottiene questo fuzzy skin. È un trucchetto per nascondere layer. Ha due impostazioni che sono altezza e profondità del fuzzy. Io adesso ho messo una misura giusto per testare, ma tanto il test che sto facendo è doppio. Testo sia la matricità che il fatto che possa costruire questa cosa senza nessun tipo di supporti. Quello che vedo è che non mi sta facendo il riempimento dentro, quindi qualcosa già non quadra per questo prototipo qua. Intanto oggi dovrebbe arrivare il filamento per questo, più altra roba, e io devo andare a prendere le rondelle. Adesso cerco di capire perché non mi ha fatto il riempimento, se nel pacciugamento delle opzioni ho sbagliato io qualcosa, e vedo di rilanciare questa stampa. Appena ho delle novità ci aggiorniamo. Poi oggi facciamo anche un altro lavoro per la clinica, però devo fare un disegno tecnico di una roba che devo far saldare, perché non posso fare io, però vi spiego tutto dopo. Vado ancora un po' avanti e vado a prendere le rondelle. Ci vediamo più tardi. Ah sì, in effetti avevo sbagliato, perché giocando con le impostazioni tutto avevo attivato il vase mode che non fa l'interno, quindi non sarebbe venuto. Adesso l'ho ristampato, per i primi 3 mm ho dato un'occhiata al fuzzy skin e sembra bello, poi tenendo conto che sto usando un PLA grigio di merda, adesso fa schifo. Quando domani arriverà il colore, secondo me sarà più giusto. Ora sto ristampando, c'è ancora un'ora e 45 minuti, non ci mettono poco questa a stampare, è tutto il lavoro che fa lui, quindi per me basta fare le infornate. Adesso ho due strade. La prima è quella di mettermi a fare la versione che voglio caricare sul Maker World di questa, ma tanto poi non potrei stamparla perché non ho il filamento che arriva domani, anche quello. E l'altra è mettermi a fare il disegno tecnico per quello che devo far saldare per anno. Allora, facciamo la seconda, così almeno levito le palle, tanto ci metterò un mezz'oretta, il tempo che quella lì finisce. Lavori della clinica, radiologia, camici in piombo. Se non li avete mai visti, non sono dei camici interi, sono tipo dei gilet lunghi in piombo. Servono ovviamente per essere protetti dalle radiazioni quando vengono fatte le lastre. Il problema è appenderli. Occupano tanto spazio, gli ometti fanno schifo, sembra sempre di stare in casa. Ci vorrebbe un appendino a piolo, però il camice non ha il colletto dove agganciarlo e non è morbido. Quindi si è pensato, è difficile da spiegare, di piegarli in due e attaccarli per la parte che va dentro le spalle, con un'inclinazione. Devo ovviamente fare il disegno e poi far saldare una piastra con dei pioli, perché tutti quelli che sono in commercio sono dritti e sono anche corti, mentre io ho bisogno di un piolo lungo. Non è roba che posso fare io, perché deve essere in metallo e saldata, poi andare dipinta di bianco. Però per farmi fare il preventivo devo fare un disegno tecnico per forza. Quindi mi metto a fare sta fregnaccia di lavoro mentre aspetto. Della serie a volte ritornano, come le donuts, come tutte le cose vecchie e stantie, a volte ritornano. Sono tornato. E adesso vuole portarmi a bere una birra. All'una, io una birra. Dopo l'ora e mezza bevo la birra. Posso bere un tè freddo al massimo. Un tè freddo al massimo. Adesso vediamo se mi fa saltare la consegna. Allora, torniamo qua dopo la visita dell'Umarell. Io non ho bevuto la birra niente, perché va bene tutto, però alle 14 con questo caldo una birra anche no, sinceramente. Ho fatto il disegno tecnico di quello che deve essere il porta camici in piombo. Non c'è da discutere sul design. Il design questo qua è un non design, solo che un prodotto così grosso, cioè così
con questi spessori di metallo saldato, e queste misure specifiche non si trova, si trova solamente in America, e adesso vi faccio vedere perché la particolarità è che non è un appendiabiti con pioli qualsiasi, e dall'America comprarlo costa il capitale, quindi è inutile, soprattutto perché è una roba semplice e c'era anche la possibilità di migliorarlo un po' nelle forme. Sostanzialmente è questo. Non sono stato neanche a fare un 3D perché dovendolo mandare a saldare e tagliare, no, non serve fare il 3D, basta un bel disegno tecnico. Questo è come si presenta il fronte, alzato e fianco. Come vedete i pioli sono accoppiati a 2 e 2 a una distanza, perché il camice viene piegato, il camice è tipo un gilet lungo, quindi non ha le maniche, piegato in due, e l'arco delle spalle viene infilato lì e poi piomba, essendo camice in piombo, tutto verso il basso. Gli spessori sono ingombranti perché sono 8 di placchetta, 10 di pistambrillo, e poi c'è un'inclinazione di 75 gradi e soprattutto una lunghezza fuori dal normale per essere un appendiabiti, perché questo tondino qua da 10 deve essere saldato bene qua per questa estensione qua, sennò il camice se lo porta giù. Non voglio neanche stare a trovare un modo per riuscire a farlo io, non avendo la saldatrice, non sapendo saldare. Chiedo un preventivo e non se ne parla più, così almeno lo facciamo prima. Non ho interesse a fare questo lavoro. L'era del ferro arriverà, e arriverà probabilmente anche presto, appena farà un po' più caldo, sul lavoro che sto facendo con One Maker Senior. La particolarità è proprio quella del pistambrillo, che oltre a essere molto lungo rispetto a un appendiabiti normale, ha anche un'inclinazione ben precisa dovuta dal camice, come sono fatte le spalle, come piomba, quindi 75 gradi. Disegno tecnico, PDF, lo mando subito a far quotare. Allora, quello è andato e l'ho mandato. Le donuts, torniamo sulle donuts. Stacco questo e vediamo la prova Fuzzy come è venuta. Allora, vediamo questo ennesimo test, così rispondo anche a qualche domanda tecnica che mi avete fatto. Partiamo col giudicare il Fuzzy. Tenete conto che stiamo sempre facendo un arco in questo senso qua, e facendo un arco in questo senso qua, la stampa sopra non verrà mai perfetta, perché per quando andiamo a rastremare la curva, lui ovviamente andando per vettori circolari di filamento non riesce a farlo perfetto, però noi vedrete che poco importa, perché sopra abbiamo tutto il mishumashu della nostra glassa. Allora, ho fatto, eccolo qua, un effetto Fuzzy, non so quanto si riesca a vedere, ovviamente poi così è il modo giusto di giudicarlo, 0303, che vuol dire che nelle impostazioni dello slicer io gli ho detto che voglio che la skin venga sia dentro che fuori, tutto il contour, e poi soprattutto abbia una distanza tra uno e l'altro di Fuzzy. Così funziona il Fuzzy praticamente. Vado un attimo nel tecnico con un pennarello Time, ma non è un tutorial. Una parete di solito viene stampata così, ok? E viene aggiunto layer su layer. Il Fu con la testa di stampa che è qua, perché va, scorre, fa tutto il nostro circolare e lui va a aggiungere filamento. Il Fuzzy fa vibrare la testa di stampa e quindi produce questo tipo di deposito di filamento così. Le opzioni che noi abbiamo, facendolo ingrandito, come se il Fuzzy facesse così, ok, questo è un po' il risultato che ci dà l'effetto Fuzzy, nascondendo i layer più o meno e restituendo questa cosa qua materica, ha due tipi di impostazione, la distance e la thickness. La thickness è la distanza che deve avere, che ha da qua a qua. La distance invece, visto in pianta, se questo qua fosse la nostra donuts e lui fa così, è la distanza nell'altro senso. Io adesso gli ho dato 0,3 mm e 0,3 mm. Sto pensando che forse avrebbe avuto senso dargli un moltiplicatore di quello che è il mio layer, quindi 1,04 invece che 1,03. Però di fatto l'effetto, devo dire, che non mi sembra male, soprattutto ragionato in prospettiva. In quale prospettiva? Ragionato nella prospettiva che questo affare qua, la linea di separazione si nota molto 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 meno di prima. Questo qua, quando non sarà grigio così, ma avrà un filamento che ha già di per sé una matricità, perché il filamento contenente legno ha una matricità, non è solamente una questione di colore, questo affare qua potrebbe risultare veramente come un impasto cotto, qualcosa del genere, non che non deve essere liscio. Cioè, secondo me il suo lavoro
lo fa bene. L'altra questione invece era l'interno. L'interno scavato per ospitare le rondelle. Dentro ovviamente non viene fatto bene, perché lui a un certo punto stampa nel vuoto e deve riuscire a fare tutto quel salto lì, che non è una passeggiata. A me non interessa né avere i supporti né aver pulito, tanto dentro deve essere riempito. L'unica cosa, la larghezza l'ho fatta giusta, ha una tolleranza giusta. L'altezza devo dargli un po' più di margine, perché se ne metto 4, sono una rondella in più delle originali, perché vado a compensare la mancanza del legno con una rondella in più per raggiungere il peso totale di circa 350-400 grammi. Se ne metto 4, fatico a chiudere questa roba qua. Se invece ne metto 3, chiudo benissimo, ma io non voglio che faccia questo lavoro qua. Quindi devo trovare devo aggiungere secondo me un millimetrino, poi tanto queste qua verranno pressate, però devo aggiungere un millimetrino, e secondo me quando viene chiuso a livello di matricità ci siamo, ok? Che questo venga così a me non importa niente, perché sopra avrò tutta la glassa, però qua avrà proprio il colore ciambella, e queste qua iniziano ad avere il peso giusto. Veniamo alle vostre domande. Luigi mi chiede perché non fare un tipo di incastro ad avvito, che le due si avvitino. Allora, a parte che essendo questa una curva, fare una filettatura qua e qua sarebbe non poco un problema. Poi sarebbe complicato il fatto di dover stampare così con una filettatura sospesa, dovrei mettere i supporti. E poi non ho nessun tipo di esigenza di fare una filettatura lì, perché tanto la riga la vedo lo stesso anche quando ho serrato e filettato. E soprattutto è una lavorazione in più che allunga i tempi e non mi dà nessun vantaggio, perché tanto io poi devo incollarlo comunque. Quindi secondo me la filettatura va a complicare le cose per nulla. Mentre Tobias secondo me si perde qualcosa, perché mi dice: per non avere nessun tipo di giunzione, hai considerato la possibilità di aggiungere le rondelle a metà stampa, il discorso che facevamo ieri? Tobias, non è possibile questa cosa, è possibile solo in un senso. Prima ti faccio vedere perché non è possibile. Quando andiamo ad aggiungere qualcosa all'interno di una stampa, dobbiamo farlo nel layer subito prima che lui chiuda. Quindi siccome poi chiude, non niente deve essere sopra quel layer. Se io stampassi questa così, dove dovrei mettere le rondelle? Cioè a che punto stoppo per mettere le rondelle? Io se stoppo qui, poi lui non può chiudere, cioè non può andare intorno, non devo avere niente al di sopra di dove sta estrudendo l'ugello, se no rischio di battere contro l'ugello. Quindi su questa forma io non posso, idem dato che ne stampo metà per così, non posso mettere la rondella e dirgli va intorno, anche perché io di rondelle ne ho due per parte, quindi io non arrivo a stoppare lì, anche perché io sotto non ce l'ho. O meglio, forse così potrei anche farlo se aggiungessi un piccolo layer di fondo, però avrei sempre due parti. Avere una parte sola e le rondelle integrate, non ho modo di farlo. Proprio non c'è possibilità. L'unica possibilità sicura per fare questo lavoro è stampare per così, che però abbiamo visto che viene una merdaccia a fargli fare la curva al contrario. Quando arriva a questo punto qua, aggiungere un layer di chiusura. Secondo me non vale la pena rinunciare al fatto che questo venga stampato bene, anche perché l'effetto pane, alveolatura del pane, secondo me lo dà, è bello. Questa roba qua, ripeto, non mi preoccupa perché tanto viene coperta dalla glassa. Poi anche in un'altra logica, se io vado ad annegare le rondelle, pensiamo nella logica produttiva, devo produrre 100, facciamo che dobbiamo farne 100, quindi 200 di questi pezzi qua. Adesso io non so quanti ce ne stiano su un piatto, questo è anche da valutare poi per capire quanto ci mettiamo a realizzarli. Se io facessi questa roba qua delle rondelle annegate, io sarei vincolato alla stampa, cioè dovrei ogni lancio in macchina, quando arriva al livello, andare ad annegare quella roba lì. Secondo me ha molto più senso, se Instagram smette di cassarmi le storie e non le devo rifare 40 volte, separare le lavorazioni. Se io devo annegare dentro le rondelle, sono legato alla stampa, a parte che non è possibile quello che abbiamo visto, ma sono legato alla stampa, non posso lanciare una stampa, andarmene a dormire, lanciare la stampa a uscire, perché devo aspettare di poter mettere dentro la rondella e farlo ultimare. La rondella è circa a metà. Se invece mi concedo di fare tutte le stampe da una parte e viene fatta la stampa, punto e basta, ok? E io poi assemblo tipo catena di montaggio, una metà con le sue rondelle, l'altra metà con le sue rondelle, e poi vado a unirle in un'altra lavorazione ancora, separo le cose in catena di montaggio e tutto va assieme in un colpo solo, cioè va assieme più ordinatamente, nulla è vincolato da una fase.
Adesso, cosa facciamo adesso? Allora, prima di andare avanti e capire se effettivamente devo aumentare un po' per farci stare anche la quarta rondella, volevo pesarla, perché preferivo pesarla. Allora, fin quando stiamo sui 300 grammi va bene, perché One Maker Mode si è lamentato che le sue, che pesano 350, era anche un po' pesante, perché comunque sono donne anziane che cuciono. No, sto scherzando, al di là delle cagate, se va in aggiunta è suto, però non è che deve, bisogna fare i pesi, no? Quindi, direi che c'ho la batteria scarica. Con 4 rondelle siamo a 3,20, 3,30. Se togliamo una rondella andiamo a 2,50. Secondo me con 3 rondelle basta, avanza. Il che vuol dire che possiamo colmare il gap che abbiamo con la colla, perché non userei la cianoacrilica. Adesso vi spiego come ho intenzione di montarle, così rispondo anche a una domanda. Perché 3 rondelle, una rondella in meno, dato che le rondelle, non mi ricordo cosa costano l'una, devo fare i conti, mi permette di tenere il costo di produzione più basso e quindi anche il costo finale più basso. E soprattutto peso inferiore, che va bene per il lavoro, ma si traduce in spedizione meno costosa. Ci sono un sacco di cose da valutare quando si fa un prodotto, non è il mio primo rodeo, ne ho fatti di prodotti. In passato ho anche venduto un prodotto fatto prima io, poi fatto fare da un'azienda che ha venduto veramente veramente tanto, e bisogna scontrarsi col costo di produzione in relazione anche al numero di pezzi che si fa. In questo caso è tutto autoprodotto, il discorso c'è un po' meno, però bisogna tenere conto di tutto. Il vantaggio in più di avere la rondella dispari è che piazzata a un certo punto mi permette di avere anche la corrispondenza di dove deve andare sopra senza rischiare che si sfalsi. A proposito di sfalsamento, arriva la domanda di Matteo che mi dice: ma non ti conviene fare dei fori lungo il perimetro e poi aggiungere un pistambrillo come quelli che ti sei fatto per la sala della ficcanza? Allora, fare questa operazione vorrebbe dire aggiungere dei fori qua a disegno, costo zero. Poi questi qua sono stampati così, quindi i pioli devono venire, i fori per i pioli. In più bisogna stampare i pioli a parte. Il tutto per avere un assemblaggio perfetto, assemblaggio perfetto che si può fare in un altro modo, facendo una e una sola dima, cioè una dima circolare che tiene dentro la rondella, si mette che a questo punto viene fatta così, si mette dentro questa nel cilindro dove non può muoversi, si mette la colla, e io penso di usare una colla che abbia uno spessore tipo un Bostik, ok? Tipo il Bostik, che secondo me è meglio, perché viene proprio pasta e gli dà anche uno spessore che non le fa più ballare. Quindi avremo il nostro cilindro, si mette la metà della donuts, Bostik, si mette dentro questo, Bostik, si mette dentro questo, separata si prepara questa unita col Bostik, e poi il tutto va sopra sempre dentro il cilindro, che non la fa scappare né muovere in nessun modo. Si sfila il cilindro e lei è pronta, fatta e finita. Questo è, secondo me, come deve essere l'ordine di montaggio. Così vado tutto in fila a catena di montaggio, per poi scoprire che magari mia madre dice che sono tante, ma ne compano 10. Siete troppo sul pezzo, perché non faccio in tempo a introdurre un argomento che voi mi anticipate. Ma Maurizio Petroni anticipa una cosa. Dice: adesso che non hai più tutto lo spazio occupato, non si può migliorare la giunzione in modo che venga nascosta? Sì, cioè ci possiamo provare, bisogna fare per forza un altro test. Già il Fuzzy Skin ci aiuta a mascherare la giunzione. Noi però possiamo spostarla adesso, perché abbiamo solo 3 rondelle all'interno, e se per quanto per cervello ci viene da metterle centrate, non dobbiamo metterle per forza centrate. Noi possiamo spostarle più su e fare una sezione della donuts un po' più alta, quindi non due metà uguali. Questo non è correttissimo a livello produttivo, però a livello produttivo su scala grande, non su scala piccola. Perché se lo stessimo facendo su scala grande, vorrebbe dire a questo punto avere due stampi, uno per la parte sotto, uno per la parte sopra. E sarebbe sbagliato, sarebbe più giusto avere due metà uguali ed accettare il micro difetto, perché per risparmiare uno stampo. Tenete conto che uno stampo a iniezione per plastica costa sui 10.000 euro, perché è è ricavato dall'alluminio pieno, quindi non è proprio una passeggiatina. Noi però non stiamo facendo questo lavoro, noi stiamo facendo comunque una scala ridotta, quindi possiamo azzardare fino a questo punto. Quindi se spostiamo le rondelle più in su, al limitare, noi cosa abbiamo? Possiamo sezionare qua, ok? E
e quindi avere due fette diverse, adesso poi lo faccio, lo vedete meglio, vuol dire avere un po' di sottosquadra qua e quindi rischiare di andare incontro al problema che avevamo nella prima, che sarà mitigato dal Fuji, che sarà mitigato dalle migliori impostazioni dal filamento, ma soprattutto poi sarà completamente nascosto dalla glassa, perché con la glassa arriviamo qua, fino a qua. In realtà il modo migliore di tutti per nascondere interamente la giunzione ci sarebbe, ma non posso farlo con questo tipo di rondelle. Avrei bisogno o delle altre rondelle o un'altra misura di donuts. L'idealità però ve la spiego con un pennarello time, ho solamente dei pennarelli neri, ve la spiego con un pennarello time perché non ho voglia di disegnarla. Se io avessi avuto delle rondelle che riescono a essere perfettamente sempre concentriche a quello che è la mia donuts, e nel mio caso non lo sono, perché vedete che lo spessore interno non è lo spessore esterno, io dovrei ridurre la donuts fino a ottenere questo qua uguale a questo, avrei potuto fare non un lavoro di questo genere, ma avrei potuto fare un lavoro di questo genere. Quindi, adesso, è un pennarello time un po' brutale rispetto a quello. A questo punto, ragionando in sezione, aver avuto delle cose concentriche, io non avrei sezionato così la donuts, io l'avrei sezionata così, creando di fatto questo tutto un pezzo stampato e questo un altro anello stampato, questo qua, un po' come avevo fatto la glassa, in modo tale che veniva stampato tutto sotto, sempre destra sinistra, questo qua veniva un po' peggio, ok? Poi sopra c'era addirittura un tappo, neanche una roba da mettere a registro, ma proprio un tappo come questo qua è andato a incastro, e era talmente alto che sarebbe stato coperto sicuramente dalla glassa, però non siamo graziati da una misura di rondelle e io non posso fare le donuts più piccole perché vengono una schifezza. Quindi il prossimo esperimento è questo, una donuts tagliata così, che contenga tre rondelle ma tagliata così, più verso l'alto. Vedere come viene questo sottosquadra, perché è sufficientemente alto per essere coperto dalla glassa. Io ho guardato più o meno come avevo messo la glassa su queste e devo dire che era bella invadente, cioè ne avevo messa parecchiotta, ok? Quella è venuta meglio, quella dove ce n'è su di più, quindi faremo lo stesso. Poi la glassa è da dare su, il bello è che verranno tutte diverse una dall'altra, quindi secondo me possono ancora fiducioso di portare a casa un buon risultato anche non avendole fatte in legno. Poi mi piace l'idea che queste in vendita siano un po' più di produzione di massa e quelle originali per mia madre siano invece un po' più ricamatine. Provo a stampare questo qua, vediamo che tempi ci sono e soprattutto come viene. Allora, non ho cambiato solamente il tipo di sezione, ho cambiato, tanto per continuare a fare proto, anche il Fuji. Prima era 0303 le due cose che ho detto, adesso ho fatto 05, così vediamo, perché non l'ho mai usato, non so effettivamente quanto cambia. Tempi di produzione invece sono rimasti totalmente invariati. Niente, aspetto questo qua, sempre un'ora e mezza ci vuole, poi la produzione la pensiamo. Intanto qua è arrivato uno scatoloncino con 2-2, ma giusto 2-2, eh. L'ho detto che sarebbe stato un mese prepotente per la stampa 3D, quindi quello poi lo vediamo però quando arriva tutto l'ordine, perché manca ancora il pezzo forte. Tra l'altro devo ristampare l'etichetta di Anna adesso che è arrivato il colore, e mi serve stampare anche un paio di bobine, perché alcuni che ho preso sono in realtà dei refill, quindi mi serve stampare le bobine. Allora, più del dovuto ci ho messo, ma è passata One Maker Model a portare le possibili codette e tutta la roba varia, questo è un altro lavoro per Anna, e tutta la roba varia che può servire per fare tutta la glassa sopra, un po' di scarti, un po' poche perline, casomai le compriamo su Amazon. Intanto ho stampato l'altro test, quello tagliato nella parte alta, e devo dire che la giunzione si vede praticamente niente, cioè vi sfido a trovare la giunzione, cioè uno deve proprio guardare, in più compreso è nella parte molto molto alta, adesso deve andare bello a registro, è nella parte molto alta, quindi sicuramente viene coperta. A livello di Fuji ho cambiato le impostazioni. Allora, è una trama più marcata, è bella, questo qua me la segno, questa qua, però per questo lavoro io preferisco quella più delicatina, questa qua, perché comunque è un donuts, non è
non deve essere una roba così tanto accentuata. Poi adesso vi dico, perché in tanti mi avete visto tutti il video che ho visto io di quel software che aggiunge la trama, e parliamo anche un attimo di quello. Comunque, questo tipo di soluzione è giusta, perché tanto tutto qua viene coperto, però con una trama un po' più delicata come questa e non così aggressiva, così è troppo, sembra quasi marcia la Donuts, mentre questo qua gli dà giusto il peeling giusto, quindi 0,3 e 0,3. Per quanto riguarda le rondelle, sono stato ancora una volta un po' ok, proprio giusto, però conviene dargli un po' di spazio più, così non c'è neanche spazio per la colla proprio, quindi mi conviene abbassare ancora un po' più di questo. Con questa separazione abbiamo guadagnato sì il fatto che venga più nascosta, sia di per sé lei che coperta, poi cosa. Quello che abbiamo perso è purtroppo il fatto che non è facilissimo da mettere assieme come questa, perché ci vuole un altro tipo di jig adesso, però non ci vuole niente, basta fare un jig e globi questa, esponga il cerchio e questa vada dentro perfettamente al cerchio. Il jig lo vediamo poi in fase di montaggio di tutti i pezzi. Tanto l'obiettivo di questo lavoro qua, per il momento, che si concluderà possibilmente domani, è produrre il modello 1 definitivo, quindi stampato del colore giusto, assemblato con dentro le cose, che faccia da peso e che abbia sopra la glassa, per verificare tempi di lavorazione, costi totali, per fare una foto e iniziare a capire qual è l'ordine di interesse nel gruppo, perché loro hanno visto solamente quelle in legno e queste qua sono diverse. Però direi che questa roba qua la raggiungiamo domani, perché domani arriva il colore, spero presto, subito la mattina arriva il colore, e quando arriva il colore ci mettiamo un attimo a farlo. Questo fuzzi qua, ragazzi, se non l'avete mai usato, provatelo, perché comunque nasconde benissimo i layer e secondo me per certe cose funziona molto bene. Allora, in tantissimi mi avete proposto, non perché lo conosciate anche a detta vostra, non perché l'avete utilizzato anche a detta vostra, ma perché avete visto tutto lo stesso reel che ho visto io, dei ragazzi di Power 3D, se non si chiamino così, che parla di Meshi from Blobs, che è un software online che una volta caricato un modello, adesso io non so se posso caricare il mio modello o se no, probabilmente devo esportarlo in modo diverso, va ad applicare una texture, ok? E si può restituire la scala, la texture, il tipo di mapping che si vuole. Questo software è molto molto interessante, anche perché è gratuito, permette di avere un po' di mesh tipo diverso e giocare con tutti i vari settaggi. Ha solo un difetto nel nostro caso, che stiamo facendo una mini produzione. Questo software, alla fine, quello che restituisce è un nuovo file con i vettori della texture che gli abbiamo dato. Quindi tutta questa roba qua, c'è anche uno a legno che non riesce a applicare, ok. Tutta questa roba qua non è un effetto dato dal movimento della testa di stampa, è un effetto che esiste a file, quindi è proprio costruito. Quindi va elaborato, fatto lo slice, e la testa seguirà pedissequamente quel disegno, allungando i tempi di stampa in una maniera fotonica. Allora, interessante se devi fare un pezzo che ha una texture. Se devi fare tanti così e l'unico tuo obiettivo è mascherare i layer, vai di fuzzi e basta. Perché la differenza sta proprio nel fatto che il primo è una texture disegnata che la testina deve seguire, e nel G-code è presente quella testa lì. Questa, il Fuji così, non è presente nel G-code. Nel G-code c'è presente un'impostazione che dice la testa di stampa vibra come se avessi il Parkinson ogni volta che fai un layer esterno, e così lui bene o male confonde i layer, ma lo fa in maniera randomica e stocastica. Si possono aumentare e diminuire le impostazioni, ma non si può scegliere una trama. Quindi questo di fatto non allunga i tempi se non di qualche minuto, nel mio caso per esempio su un'ora e mezza. Questo va a fare un lavoro migliore, con più scelta, ma vi allunga i tempi drasticamente. Benissimo se devo fare un modello. Se devo produrne N, di certo no. Adesso, con le donuts sono fermo, perché ho trovato la quadra, ho trovato il tipo, abbiamo trovato il fuzzi, mi segno tutte le cose che devo, come devono essere.
Domani, appena arriva il finamento, stampiamo la definitiva, la mettiamo assieme, gli mettiamo sopra anche, perché arriva anche la colla a caldo, gli mettiamo sopra la colla a caldo, due codette, facciamo quella reale, magari proviamo tutti e due i filamenti, sia quello che ha lo chiaroscuro, ne facciamo due, proviamo quella reale e poi basta, boh, morta lì. Questa qua, facciamo le foto e poi vediamo quando si andrà in produzione in base al costo. Comunque me l'avete chiesto, qualcuno mi ha anche detto io la voglio perché la uso come fermacarte. Fermacarte mi sembra una roba d'inizio secolo. In ogni caso saranno vendute sul mio sito, quindi se uno di voi proprio vorrà comprarla potrà anche comprarsela e non è un problema. Però aspetto prima di sapere l'ordine di grandezza di quante farne dall'alto gruppo. Michi e Bruno, mi sembra di aver letto adesso un messaggio che stanno arrivando perché stanno preparando un lavoro che domani andranno a fare in clinica d'Anna, metteranno sulle pellicole ai vetri, ma vengono a sfruttare il banco della guerra per srotolare le pellicole. E io qua sono fermo. Nella mia lista io in realtà ho un sacco di roba nuova, perché ho ancora Cable Apple, Bosch, Clicker, Biological Set. C'ho anche un paio di concorsi a cui voglio partecipare su Maker World in questo mese. In realtà io ho detto tutto agosto, però sto andando bello veloce su queste cose. È vero è che abbiamo anche tutta l'elettronica e ancora la stampa. Io quello che farei, in attesa di Maker World, inizierei a pensare, per i cazzi miei, senza fare più storie che non piene le palle, la versione da caricare su Maker World, perché comunque dovrò realizzarla. Perché secondo me questa, nella variante così, molto molto più grande, che si apre, si è un portacaramelle da tavolo fantastico, però voglio studiarlo bene perché è più grande, regole diverse. Noi mi sa che ci vediamo domani, prima però vado a sfogliare in tutti i filamenti che mi sono arrivati e se poi non arriva il secondo pacco domani magari li vediamo. Ci vediamo domani. Buongiorno ragazzi, allora questa mattina tutto è iniziato con perché Amazon mi ha mandato una mail dicendo che la consegna che era prevista per oggi dei due filamenti legno e della colla a caldo che mi serviva per finire il proto definitivo delle donuts e vedere come è rimandata domani. Quindi, cioè, col lavoro Freud sono fermo, aspetto il file. Con le donuts sono fermo, aspetto la consegna dei filamenti. Cioè, ho capito che è agosto. Se c'è una cosa che mi rompe è quando i piani non vanno come voglio io e ho 40.000 lavori aperti. Continuerei sull'onda comunque della stampa 3D. Nel pomeriggio arriva anche Zach Van che vuole fare un lavoro in 3D. Lui si occupa di camperizzazioni. Ha secondo me avuto un'idea interessante, ha bisogno di una mano nella progettazione della stampa 3D, per cui ci portiamo a casa un altro lavoretto 3D e quello è ficcante. Ho già comprato i filamenti apposta che mi servono per quel lavoro lì, ma prima parlo con lui, me lo faccio spiegare bene e poi vi dico che cos'è. Quindi stamattina in realtà non ho granché, o meglio posso portare avanti i lavori di Anna, che sono il porta provette che ho ribaltato completamente rispetto a quello dell'altro giorno e adesso ve lo faccio vedere. Possiamo stampare quello, possiamo stampare le etichette che rimangono dei filamenti che mi mancavano, possiamo fare la scatola che Anna mi ha chiesto e approfittare per magari fare un sistema modulare di scatole che è più interessante, però posso farvi vedere tutti i filamenti che c'erano nella consegna dell'altro giorno, perché ho comprato anche delle robe abbastanza, non dico particolari perché non sono particolari, però sono abbastanza che non ho mai usato e soprattutto spiegarvi perché ho tutta quella quantità di filamenti. Però prima mi faccio un caffè. Allora, se potessi dare un nome a questo mese lo chiamerei controordine, perché appena inizio una roba mi arriva un controordine e devo far diverso. E già quest'estate qua la adoro. Posso farvi vedere i filamenti, ma devo aspettare la settimana prossima a vedervi perché ho tutti questi filamenti qua quando arriva l'altro pacco, che penso che arriverà per lunedì, che tanto non è che c'è chissà quale mistero, però le regole di ingaggio sono queste. Ho portato a casa una tonnellata di filamente, come avete visto dallo scatolone l'altro giorno. Un po' mi servono per le etichette di Anna e i lavori della clinica, per cui ho scelto dei colori dedicati solo a quello. Un po' ho dei filamenti che voglio sperimentare e altri invece servono per altri lavori ancora. Vi faccio vedere un excursus di cosa ho preso.
sono ovviamente tutti filamenti della linea bambù, ok? Perché li ho presi dal sito bambù, come avete visto dall'ordine. Col tempo ho notato, io ho sempre usato i filamenti bambù per quanto riguarda i colori, perché sono quelli più accesi di tutti, perché sono quelli che hanno una variante più brillante nei colori e perché sono quelli che di fatto non richiedono nessun settaggio con le macchine bambù. Si mettono dentro, l'AMS legge il codice NFC e quindi poi è tutta tarata. Ho provato a fare i taraggi come li faccio di solito, la taratura, con le prove, e il risultato che mi dà la taratura è lo stesso di quella di default, quindi alla lunga ho smesso completamente di fare quel tipo di taraggi lì. In realtà ho smesso di farlo sui PLA, che finora erano gli unici che ho provato della bambù. Altri filamenti bambù rispetto al PLA, come dicevo, fino ad oggi non li ho provati, ma con questo ordine ci ho messo una pezza. Il vantaggio dei filamenti bambù ve l'ho già detto, è il fatto che si mettono dentro l'AMS, finisce così, morta lì, e non bisogna occuparsi di niente. Lo svantaggio è sempre stato quello della reperibilità. È sempre state poche le scorte di magazzino, ce ne sono sempre stati pochi, anche l'ordine ci metteva parecchio ad arrivare. Bambù ha messo una pezza ultimamente a questo, quindi il catalogo adesso è quasi sempre tutto disponibile, magari non con bobina ma solo in formato refill, però ho io il caso in quest'ordine dove ho trovato solo dei refill. Ma la cosa più ficcante è che ha messo una pezza in termini di consegne, perché come avete visto io ho ordinato l'altro ieri e ieri sono arrivati i filamenti, perché arrivano direttamente dal nuovo magazzino in Germania. Quindi arrivano proprio istantaneamente. Vi faccio vedere un po' cosa ho comprato. Non per mia scelta, ma per esigenze di Anna e dell'etichetta, ho comprato un pink, che è veramente, veramente pink. Cioè proprio rosa maiale. Penso che lo useremo per le due etichette di Anna e basta. Sulla falsa riga del rosa è stata ordinata con viola. Ok? Che ha anche questo fragmento del raccapriccio, penso che se non mi troverò a stampare qualche pupazzetto di Pokémon, questi due colori qua non li userò mai, a parte che per le etichette di Anna. Invece, sempre in formato refill, ho preso un PLA opaco, perché questi due non sono opaco, sono PLA basico. Ho preso un PLA opaco, di cui adesso avevo provato finora solamente il nero, ok? Però il nero, secondo me, dà poco valore averlo opaco, nel senso sì, è ficcante, ma non esprime tutta la bellezza del colore. Ho preso un colore che interessa a me e serve a me per un lavoro, che ha un bellissimo effetto, questo con bobina, un bellissimo effetto marmo. Questo dovrebbe proprio un effetto marmo, ce l'avessi avuto quando ho fatto la colonna, questo era perfetto, ma secondo me può restituire anche un effetto glassa, cioè possiamo anche essere, fare più o meno una cosa del genere. Poi ho trovato due colori, uno matte e uno invece normale, che sono perfetti per tutti i lavori in clinica perché seguono l'immagine coordinata. Parto da quello basic, che è un carta da zucchero chiaro, e lo useremo subito questo per una cosa che ha bisogno Anna, che è veramente bellissimo. E poi questo, che se non ho visto male, ho avuto anche in questo caso più culo che anima, io ho trovato il colore perfetto per sposarsi con quello che è il colore perfetto del forbo. Adesso non lo vediamo perché c'è la plastica, non lo vediamo perché non è stampato, questo è tra i matti, e secondo me ho trovato il colore identico, che non è facile perché i colori non è che ce ne siano miliardi, identico di tutta l'immagine coordinata della clinica su cui abbiamo basato un po' tutto, sia gli arredi che la grafica, che poi altro non è, detto internos, senza dirlo ad Anna, che poi altro non è che il colore delle mie cassettiere, però non diciamo io. E con questo qua, questo azzurro qua, questo blu qua, questa carta da zucchero scuro, ci sono tutti i filamenti normali, quelli diciamo classici, solo di colore. Poi ho preso sempre un PLA che non ho in mente né come usarlo né per cosa usarlo, e devo prendere questa per farvelo vedere, che secondo me può essere o ficcantissimo o una tamarrata fotonica. Che è questo PLA che si chiama Glow, che è diverso da quelli che sono Silk, perché questo funziona esattamente così, come tutte le cose, cioè, voi lo vedete, no? È un PLA normale, sembra un verde, è anche piuttosto raro da trovare, però questo più sta alla luce, non è difficile intuire cosa succeda, però
quando io l'ho visto funzionare dal vero, ci sono rimasto anche parecchio male. E poi spegni la luce. Non lo sto illuminando, eh? Cioè non c'è nient'altro, è lui. È il filamento della vita, ragazzi, cioè è una tamarrata fotonica questo. Viene subito voglia di fare qualcosa di radioattivo, qualcosa del genere. Non costa pochino questo filamento qua, perché costa più di un PL normale. Mi sembra costi sui 26 euro. E con questo qua chiudiamo il PLA. Gli altri ve li faccio vedere solo nella confezione, perché non sono ancora aperti e sono chiusi nel loro involucro che li protegge dalla luce, perché sennò degradano e quindi bisognerà proteggerli anche in quel senso, che sono due PLA CF, cioè PLA arricchito con fibra di carbonio. Non aumenta chissà in che modo le proprietà di resistenza del PLA, anzi in pratica le aumenta proprio di nulla. Non aumenta assolutamente di niente la resistenza al calore del PLA, però la finitura che restituisce è una roba straordinaria. In maniera naturale non si vedono i layer senza bisogno di applicare l'effetto fuzzy che abbiamo visto ieri. Ho preso quelli che ho trovato, perché questi qua li avevo bisogno con bobina, perché questo PLA qua, la bobina, adesso è inutile che apro che tanto non lo vedrei, non ha la bobina normale come tutti gli altri bombini, ma la bobina resistente ad alte temperature, per cui è di un grigio più scuro ma è anche di un materiale diverso. E li ho presi uno un jeans blu, cioè il colore dei jeans, e l'altro nero. L'ho preso nero perché questo, secondo me, per tutto quello che va fatto nero di oggettistica, va a surclassare addirittura anche l'opaco. E poi perché soprattutto del nero ne ho una mezza bobina, se non sbaglio ne ho una PLA CF nero, ne ho una mezza bobina che era in dotazione con la stampante, quindi almeno vado a usare quello e poi completo con quello. Poi, che lo volevo provare da tempo e ho già un progetto, perché c'è una roba insopportabile di lato casa che devo assolutamente risolvere, il TPU. Ho preso un TPU 95HF rosso. Questo è il materiale che rimane morbido. È l'unico di questi materiali che non può essere usato all'interno della MS, per cui abbiamo bisogno della bobina esterna. È anche forse il più complicato da stampare, però è una cosa che meritava essere provata. Allora, come vedete dagli acquisti, soprattutto dagli ultimi tre, che sono tre ASA, uno rosso, uno nero e uno bianco. ASA è il filamento, passatemi il termine, migliore che esista, nel senso che è quello con più alta resistenza meccanica, che è quello con più alta resistenza alle temperature tra i filamenti normali, diciamo, quelli facilmente stampabili con ognuna di queste stampanti, pena avere un paio di accorgimenti, tipo l'X1 lo stampa di default, questo bisogna cambiare qualcosa, ma ve ne parlo in dettaglio quando arriviamo. Come vedete sto cercando di portare la stampa 3D a un altro livello in previsione di settembre, dove avverranno cose. In previsione di settembre porto la stampa a un altro livello e cerco di farmi un po' di ossa e un po' di conoscenza. Quindi questi sono i filamenti che ho portato a casa, anche se in realtà manca ancora qualcosa che probabilmente è all'interno della seconda spedizione. Come vi ho detto, ho trovato tre filamenti, soprattutto questi due che ci interessano stamattina, che non hanno bobina. Non hanno bobina, per cui mi sono dovuto stampare le bobine smontabili. Queste bobine qua, non proprio questa, perché questa è una variante con l'Honeycomb per far vedere quanto filamento rimane. Questa bobina qua in realtà è un progetto originale Bamboo Lab che si trova già preinstallato all'interno delle stampanti, cioè neanche nella schedina di memoria, proprio nella cache della stampante, proprio perché è pensato così. Si va a mettere dentro il refill, si chiude e poi c'è una linguetta che è questa qua che va sbattuta dentro, che lo tiene tutto serrato e tutto chiuso. Quindi prima cosa, adesso metto dentro questi due qua e così almeno li mettiamo subito in un MS. Perché quei due colori lì sono le etichette che mi servono per le ultime due giri di etichette. E già che ci siamo con quelli, dato che non devo fare calibrazione niente, mi posso stampare anche il talloncino da aggiungere a quelli. Così, mentre le due stampanti stampano questo, io vi faccio vedere le modifiche sostanziali che ho fatto alla porta provette e l'aggiunta che devo fare, perché anche quello diventa un progetto Maker World
che può essere utilizzato se uno vuole fare un portamatite invece che un portaprovette o qualcos'altro del genere. Per cui prima metto dentro questi, poi andiamo di là e poi vediamo quel progetto lì. Una giornata un po' claudicante, ma mi hanno tagliato le gambe spostando la consegna del filamento legno, se no stamattina chiudevamo le donne. Come avete visto, 30 secondi si mette nella bobina, si sbatte dentro. Adesso qua non posso farlo vedere perché non c'è lo schermo, però lui riconosce immediatamente il colore che è. E vi garantisco che per 6 euro in più, a parte la qualità del filamento, i colori e tutto, che per 6 euro in più, non avere la menata di star lì a scrivere, cambiare il colore, scegliere e soprattutto fare i settaggi, per me li vale, soprattutto adesso che sono disponibili. Allora, facciamo prima di vedere il portaprovette e la modifica che voglio fare, che secondo me è venuto molto molto bene, e l'IT me l'ha dato uno di voi. A proposito di IT arrivati da voi, avete già mille idee folli per il filamento, quello glow, ok? Quello lì che si illumina al buio. Vedremo qualcosa di tamarro, possiamo anche farlo. Qualcuno ha già detto la parola flusso canalizzatore. Non mi ricordo se illuminasse quel colore, però ci sta. Mando in stampa le ultime etichette di Anna, così non ne parliamo più. Però a questo file direi che ci vado anche ad attaccare direttamente assieme il mio campioncino, così almeno stampa tutto in un blocco solo. Allora, due stampe avviato, un'oretta e sono pronte. 6 etichette in tutto più 2 sample. Eravamo rimasti al portaprovette fatto così. Ok, ho parlato un po' con Anna, voleva un po' più di provette e voleva soprattutto l'inverso, cioè voleva quelle più piccole, che poi mi ha spiegato che quelle che vanno per la maggiore, cioè le uniche che usano in realtà, sono queste due qua per gli esami del sangue, perché questo portaprovette va posizionato vicino al microscopio, c'è un lavandino, un ripianino, c'è un microscopio, quindi quelle che usano in realtà sono queste due qua. Ora io me ne sono fatte portare a casa un po' per fare le foto quando l'avrò finito, quindi voleva invertire le due provette, quindi con davanti quelle più grandi e dietro quelle più piccole, che è tipo il nonsense per come è fatta la forma, però va bene. Le piaceva la forma, le piaceva l'idea dello zigrinato e le piaceva anche la cosa del portapenne, ok, ma voleva forse un po' più di spazio, mi ha detto, mi sembra, per due penne. Io, morale della favola, lei andava anche bene, bastava modificare il numero. Però a me faceva cagare, sinceramente. Questa forma qua, che di fatto è un brufolo, faceva schifo. Non mi piaceva cosa ho tirato fuori. Quindi piuttosto che inventare male, come al solito è meglio copiare bene. E sono andato praticamente a copiare pedissequamente, con riadattamenti del caso, il portamatite e portaombrelli, perché c'è entrambe versioni, il dedalo della danese, ok? Prodotto da Artemide. Che è fatto così, anche perché c'ero quasi, avevo quasi individuato la forma. E ho fatto però dei ritocchi. Quindi di fatto adesso è diventato così. La forma è questa. Si è abbassato il tutto, perché sono riuscito a fare una parte contenitrice più, una basetta più fine. Porta molte più provette, perché adesso ne porta molte di più. E porta anche più matite. E il principio è sempre lo stesso, una basetta su cui gira, cioè una basetta su cui gira il tutto. Quindi questo è quanto. L'altra miglioria grossa che ho fatto, che avevo completamente sbagliato, è il posizionamento delle provette in relazione l'una all'altra. Perché se vedete una sezione, a parte avere altezze diverse su dove cadono le provette, perché essendo alte diverse devono poi tutte più o meno, adesso qua non riesco a simularlo, ma qua lo vedete bene, quelle più piccole che sono dietro devono alzarsi. Però io ho due sezioni di tipo diverso, perché in base a questo punto le provette non sono più messe come prima in un ordine più o meno girato, che ne capitano una di fronte all'altro, ma sono messe esattamente sfalsate in mezzo.
quindi dove ci sono le grandi non ci sono le piccole e viceversa, così che si possa sia leggere l'etichetta che avere lo spazio per le mani per andare a prendere quelle dietro. L'altra modifica è che è stata eliminata questa zigrinatura in favore dell'effetto Fuzzy, ok? Quello più delicato possibile, che non crea praticamente scanalature né niente, il più delicato, nasconde solamente un pelino i layer, in modo tale che faccia anche un filino da grip, quindi non quello più prepotente ma quello più leggero. Ora, questo è quanto, diciamo che è il modello base, e per Anna va anche bene così. Ha la possibilità di girare, ovviamente, perché ha la possibilità di ruotare esattamente come ce l'aveva questo, e nella basetta faremo la lavorazione di inserire piombo. Una parentesi sul piombo, sulle pelline di piombo. Uno di voi mi ha chiesto se qua ha la possibilità di girare, esattamente come era l'originale, il brufolo brutto. Però io voglio fare un pezzettino in più. Ah no, innanzitutto facciamo così. Nella basetta qua, adesso appena una delle stampanti ha finito, nella basetta qua faremo la lavorazione di inserire le sfere di piombo. Sulle sfere di piombo, una postilla. Mi avete chiesto in tanti ieri se non potevo adottare quel barbatrucco anche qua. Quindi fermare la stampa qua, ok? Riempirlo di piombo e poi andargli a fare completare la stampa così. In realtà no, non per una questione di fattibilità della stampa, ma per una questione di costo-peso. La questione del piombo rispetto alle rondelle l'avevo già indagata quando ho fatto le donuts originali e non raggiungevo il peso necessario alle donuts, perché anche se il piombo pesa di più, essendo delle rondelle, essendo fatte a sfera, c'è parecchia aria in mezzo e quindi non riuscivo a raggiungere il peso necessario con l'occupazione del volume. Inoltre le sfere di piombo mi costano molto di più che le rondelle, perché le rondelle di fatto mi costano, se prese a pacchi da 50, 42 centesimi l'una, ce ne sono dentro 3 e quindi stiamo a circa 1,26 euro, una roba del genere. Col piombo vado molto più su di costo e non ottengo il medesimo risultato. In più richiede una lavorazione maggiore, far sì che si senta il peso ma non il movimento, cioè ma non il rumore, quindi dovrei mettere le cose di piombo. Poi avevo già fatto le prove con le cose ideali. Una colla a caldo, qualcosa della resina, qualcosa che vada a colmare tutto il piombo in spazi in modo tale che non si muova. Quindi per le donuts sono meglio le rondelle, per questo lavoro il piombo, così almeno vediamo anche quella lavorazione lì di fermare un determinato layer, versare il piombo e poi farglielo completare, lavorazione che non ho mai fatto nemmeno io sinceramente, però mi avete detto che siete curiosi, la approfittiamo, la facciamo per questo lavoro qua di Anna. Però come vi dicevo, io non mi voglio fermare qua con questo lavoro qua, perché primo è un progetto che voglio condividere, posso convertirlo anche a porta matite, basta cambiare la differenza dei fori, ok? E io penso che lo condividerò come porta matite, non lo condividerò come porta provette, o magari in tutti e due modi, però vi ripeto, con la logica di condivisione è molto meglio sforzarsi di fare qualcosa che abbia una pill per chi lo scarica se si vuole guadagnare punti. Mi chiedete spesso qual è il trucco per guadagnare così tanti punti. Come vi ho già detto, dei buoni modelli, non buttare su roba di merda, poi le miniature, action figure, cagatine fanno sempre un sacco di download, io di quelli non ne produco, magari ne farò in futuro, ma per adesso no. La presentazione del modello, come viene fatta, con la grafica, tutto dedicato alle istruzioni, la fa poi da Pradona, perché in realtà è tutto marketing, io curo molto l'aspetto estetico della mia pagina, come vengono fatte le copertine, come viene fatta poi all'interno, vediamone uno, come viene fatta poi all'interno, questo che per esempio ha fatto pochi download, anche perché sono 42 ore di stampa, come viene fatto, questo infatti, questo qua perfetto non ha, però, questo qua non ha granché descrizione, però ha tutte le foto curate, ok? Cerco di darvi un'infarinatura su come si fanno i punti su Maker World, perché me l'avete chiesto in 8000, però in altre più tecniche, tipo quella dei Grid Infinity, che ha fatto veramente veramente tanti tanti download, c'è tutta la scheda dove spiega come customizzare le etichette, come andare a scaricare il file per fare il remix, tutto molto curato. In un marketplace enorme come quello di Maker World, dove viene caricato praticamente la qualunque e dove la maggior parte delle cose sono cose così piatte, statiche, ci sono anche modelli più complessi,
Infatti quelli lì sono i featured, ma dove molte molte cose sono di fatto ste robe qua, quella lì fa veramente tanta differenza. Quindi volevo aggiungere un pezzo, perché oggi quando lo toccavo questo qua, che ero qua che lo muovevo e lo facevo girare, mi sono detto, ma se ci fosse anche un aggancio, ci fosse anche un aggancio a muro che permette di ruotarlo e tenerlo così più attaccato al muro, che secondo me poi è quello che userà Anna invece che appoggiarlo, dato che ha un piano irrisorio. Quindi adesso, mentre con la stampa, voglio fare la variante con la basetta a muro, così una sarà così e l'altra avrà invece l'aggancio a muro e poi tutto comunque può ruotare. E secondo me tra pennarelli e provette ha il suo perché. Ah, e comunque, oltre all'elenco della roba che ho da fare in 3D questo mese, perché ripeto, perché non ci fosse stato questo mese, lo dico tutto al 3D, domotica ed elettronica, la seconda parte, voglio partecipare anche a questi concorsi qua, perché c'è un concorso per modelli di biologia, interessante, un concorso per magneti del frigo, ok, su cui è stato pubblicato già la qualunque, e bisogna necessariamente fare qualcosa non di divertente, ma qualcosa di utile e interessante. E poi c'è questo concorso molto bello in cui si vince addirittura, se riesco a, no, ok, si vince, il premio non è i soliti $300 in buoni, ma è un CMF Phone e una Uno Mini Combo, ok, per tre categorie più 50 buoni bambù, più 12 buoni bambù, per creare accessori per questo telefono qua, per questo nuovo telefono qua che è il Nothing Phone, CMF Phone 1 by Nothing, che è un Android, però ti danno tutte le schede tecniche. È un telefono componibile, quindi si può provare a creare qualcosa di ficcante. Quindi il mio sarà tutto dedicato così: aria condizionata, progettazione e stampa 3D. Faccio la modifica di questo con l'aggancio a muro, perché comunque deve essere una roba universale. Allora, il secondo, quello da agganciare al muro, potrebbe essere una cosa così. Per cui sopra rimane uguale, cambia solo il basamento che si porta dietro questo elemento qua, fatto così sostanzialmente. Come se riesco a farvelo vedere, tolgo le provette, tolgo il corpo centrale, c'è il basamento, ovviamente c'è il tubo infilato, incastrato, che è lo stesso, e poi dietro c'è questo elemento qua, dove c'è una scalanatura fatta a coda di rondine da fissare al muro con delle ronde traversa che va in stop e si incastra dentro. Questo potrebbe anche diventare un gancio universale, questo qua. Praticamente si aggancia questo a muro e poi gli scorre dentro e si incastra. Quando fate, non è un tutorial, è solo un consiglio, quando andate a fare questo tipo di lavorazione qua di incastro, se l'incastro come in questo caso non è permanente, la tolleranza va valutata bene, e non c'è solo la tolleranza da fare. Io per esempio uso, allora, se l'incastro deve essere fisso come quello delle zero clearance, come quello di tutti gli elementi del ring di luce della bambù, uso uno 0,05, quindi fate voi i conti di quanto, 1 è un millimetro, 0,05. Se l'incastro invece deve poter scorrere ma non deve poter ballare, lascio 0,1, cioè lascio il doppio. Ovviamente tutto è tarato sulla mia stampante, tutto è tarato con i miei taraggi, tutto è tarato per il PLA. Al cambio di materiale cambia, perché cambia la ritrazione. Ma la tolleranza non è l'unica cosa a cui tener conto. Per esempio, su questa parte qua, se io aggiungo la sezione, lo vedete, oltre a esserci, lo metto in pianta così si vede, oltre a esserci la tolleranza da 0,1, ci sono altre due accortezze. Uno, tutti gli spigoli che sono uno contro l'altro, lo spigolo vivo, l'angolo viene lasciato, ma lo spigolo vivo viene tagliato a 45 gradi di uno zic, di uno 0,2, giusto per evitare che spigolo e spigolo struscino uno contro l'altro e rendere un po' più morbido lo scorrimento. E in più la parte che va a muro sporge di 0,3 mm, perché quando andiamo contro non vogliamo che questo gratti il muro, vogliamo che si incastri e poi rimanga fisso.
Quindi ci sono anche questo genere di accortezze da fare quando si studiano questi elementi qua. Quindi praticamente questo qua, se andiamo a stamparlo, abbiamo già due varianti. Perché abbiamo la variante con il basamento fatto così. Alla fine stamperò tutto questo in un pezzo solo, stoppando qua. No, tutto questo in un pezzo solo e basta. E poi l'altro basamento invece, questo è un pezzo solo, adesso duplico il tubo. Fa niente se non tengo la parte piatta sul piatto liscio, cioè stampandolo al contrario, perché tanto questa è abbastanza liscia da poter ruotare e scorrere, anche perché avrei delle difficoltà poi a fare questo, lo faccio separato, ma poi in questa versione, nella versione con l'aggancio, quello non può venire separato, perché tanto c'è questo e questa non mi viene sul piatto, pena fare un altro incastro lì, che non è il caso. Dicevo, quindi ci sono due varianti, una è questa e l'altra è questa. Poi di fatto il corpo centrale è uguale per tutte e due, senza questo elemento. Il corpo centrale è uguale per entrambi. Ora, ho capito il file da condividere. Uno con le provette lo condivido su MakerWorld. Sa mai che qualche veterinario che segue Anne e segue anche me gli interessa avere questa roba qua. Tanto è fatto, quindi condividere il file è a sforzo zero per me. Sono venuto di qua che ha finito di stampare il colore porco. Quello invece un po' più popular lo farò per i pennarelli. Tipo sulla misura degli Sharpie, che secondo me stanno bene in quella forma lì, che ruota così. Adesso, allora, ha finito di stampare il porco, quindi abbiamo una stampante libera. È proprio porco, eh? Questo è proprio color porco porco. Va bene? Poi tanto non li metto neanche in ordine, che in ordine li mette poi Miki, che gli dà fastidio che non siano a spettro colore. Adesso abbiamo una stampante libera, quindi possiamo stampare quello là mentre l'altra finisce, perché due cose dobbiamo fare per la. Questa è la scatola, che sono due colori diversi. Quello là va stampato col mat, il blu ambulatorio, ok? Quindi possiamo togliere uno di quelli lì, cioè possiamo togliere questo, mettere dentro quello, stampare prima il nostro sample e poi mandare in stampa quello là. Quello là bisogna di fare anche una prova di tolleranza sullo scorrimento, almeno nel secondo, e così posso iniziare a vedere la scatola. Allora, in realtà poi ha finito anche l'altro, quindi ho aggiunto anche l'altro filamento e sto stampando i due sample, così poi ho le due stampanti libere. Non posso splittare la stampa di questo perché ho una sola bobina del blu corporate, chiamiamolo così, che poi in realtà il nome esatto è PLA Matte Dark Blue, insomma. È vero, potrei usare il respooler e separare su un'altra bobina, ma non ne vale la pena, tanto non è che ho fretta di stampare. Uno di voi mi ha chiesto se mi conviene aprire tutte le bobine e stoccarle, anche se le uso una volta sola. Allora, in realtà, ragazzi, io ho ancora tante bobine chiuse. Due domande mi avete fatto sulle bobine, se vale la pena aprirle. Ho ancora tante bobine chiuse. A me non importa aprire le bobine. L'armadio mantiene un'umidità intorno al 30%. Che in aria libera è al di là dell'accettabile per del PLA. Poi quindi non ho problemi, fa circa due attivazioni, tre attivazioni al giorno in cui si accende. La stanza non è poi particolarmente umida. Vi ricordo che l'umidità fino al 50-55 sul PLA non è un problema. L'altra domanda è se avrò abbastanza spazio per tutte quelle bobine dell'armadio. L'armadio, se non ricordo male, tiene sulle 96 bobine, ci sta. E poi se io ho delle bobine, come ne ho tante, tipo il nero PLA, il grigio PLA, che sono quelli che uso per fare i test alla brutta, quello che compro, quello economico, quelle sono chiuse sotto vuoto, in teoria non mi serve neanche mettere nell'armadio, potrei stoccarle fuori. Quindi potrei fare anche un altro armadio di stoccaggio, anzi, se a settembre le cose vanno come dico io, devo fare un altro armadio di stoccaggio per forza. Però non è un grosso problema tenerla aperta. Soprattutto là, che poi paradossalmente non so perché, forse perché la stanza è più calda, ma d'estate c'è ancora meno umidità che rispetto a quando abbiamo fatto l'armadio, che ripeto, più che una necessità era un esercizio di stile, non era una vera necessità per contenere l'umidità. Io direi che mentre lui stampa i due sample, quello blue gray e quello devono decidere se farlo a tab. Sarebbe molto più comodo avere tab separate per progetto, Orca Slicer, e quello grey blue, adesso ricarica il bianco. Io procedo a preparare il file di stampa per il portaprovette. Anna preferisce la parte
la versione quella appoggiata, io le stampo entrambe, un po' per fare le foto e il file e un po' perché sennò alla fine lo appenderà, quindi mi toccherà anche fare i buchi nel muro. E come vi ho detto, assemblo in un corpo solo rispetto al test che erano separati pilone e pellicetta, per chi capisce la citazione. Sono incappato in un problema interessante rispetto a quello che vi ho raccontato ieri del Fuzzi. Il Fuzzi è un'opzione, ve l'ho fatto vedere ieri, che aggiunge, vi ripeto, questa texture qua un po' casuale, randomica, in modo tale che, facendo vibrare la testa della stampa, in modo tale che si vedano meno i layer. Con l'idea di applicarla anche su questo, mi sono accorto che quello che volevo fare di un'ora, di unire pilone e base, non funziona, ma che devo necessariamente separarli, perché ho solamente due opzioni, come vi ho detto, per il Fuzzi. Non si può scegliere su quale superficie metterlo o su quale non metterlo, non è una vera e propria texture. Quindi lui lo fa o su tutto il contorno o sul contorno e i fori in contemporanea. Ste cazzo di stronzate che fa Instagram, fa solo girare le palle. Avendo unito tutto, io mi ritrovo questo, che riesco a non fare il foro centrale dandogli solo il contour, e quindi il foro centrale mi verrà liscio, perché il foro centrale è quello che permette la rotazione. Questo non ha nessun Fuzzi, questo invece io ho bisogno che il Fuzzi sia solo qua e non sia anche sul pilone. Idem con patate per l'altro, questo qua, dove io non ce l'ho bisogno sul pilone. Quindi il pilone devo farlo per forza separato, in modo tale che il pilone venga liscio e il Fuzzi venga solamente qua. Questa cosa, a onor del vero, risolve anche un altro problema. Risolve il problema dell'inserimento inserimento del piombo. Perché ho detto che vogliamo inserire il piombo nella base, non è una necessità in questo caso, ma è una lavorazione che faccio solo per farvela vedere. Spero di fare in tempo a farvela vedere oggi, perché poi arriva Zagban. L'idea era stoppare la stampa a questa altezza, riempire di piombo e poi farglielo chiudere quando c'era solo il basamento. Adesso in realtà c'è anche il pilone attaccato a due altezze diverse. Qui in mezzo non c'è un layer di chiusura. Quindi se io stoppo qua, riempio il piombo fino a qua, poi questo mi rimane vuoto e il piombo qua mi balla e mi fa lento. Ricordatevi, ve lo dico perché qualcuno ha fatto dei commenti ieri che non avevano senso sulle donut, che qua dentro non è vuoto, eh. Qua dentro noi abbiamo l'infill. Vediamo se riesco a farlo vedere a una certa altezza, perché con questo file qua pesa. C'è l'infill qua dentro, quindi noi non andiamo a riempire il tutto di piombo, andiamo a riempire i vari quadratini, e anche qua conviene su questi due modificare l'infill in modo tale che sia un po' più rado, solo che mi sta facendo il Fuzzi anche qua dentro, che non dovrebbe. Purtroppo il Fuzzi è un'opzione che è un po' così, non è che si può dipingere di sopra come quando si dà i colori, quindi adesso cerco di capire cosa fare. Allora, adesso separando le cose viene tutto giusto tranne un particolarino, che è qua, cioè questo di qua, ok, e la parte di là viene comunque col Fuzzi, questo interno non dovrebbe venire, è una limitazione, quindi qua a un certo punto non ci sarà il Fuzzi. Il Fuzzi potrei metterlo anche qua, ma se lo metto anche qua me lo mette anche nel foro, e nel foro non ce lo voglio. Però una cosa alla volta. Allora, per amore vostro e amore di show, io potrei fare un piatto unico di stampa con tutto, ci mette 6 ore, me ne vado e lui lo fa. Siccome però volete vedere l'inserimento del piombo, come si fa, ho fatto un piatto separato solo per il primo pezzo, così almeno lo vediamo, perché poi arriva Zag, stasera c'è l'aperitivo, non faccio in tempo. Quindi faccio lo slicing solo di questo, mi abbasso fino a dove, a questo qua gli diamo un infill diverso solo a questo componente qua, quindi in oggetti solo su il basamento gli diamo un infill del 10 senza stare a scendere fino al 5, in modo tale che abbia più spazio per il piombo. Una volta che gliel'ho dato, ho fatto lo slicing, l'ho girato sotto sopra così che la parte sotto venga liscia, adesso che posso permettermelo, mi abbasso fino al layer prima di dove mi devo fermare, quindi questa è la prima chiusura, mi imbasso qua, da 32 minuti, mi dice anche quant'è praticamente, e qui faccio
aggiungi pausa. A quel punto lì ci sarà una pausa, io non so se mi manderà notifica o cosa, e aggiungiamo il piombo. Un altro consiglio: in caso faceste queste lavorazioni dove andate ad aggiungere i pesi e avete come me magari un piatto di stampa più pieno, perché mettiamo che io abbia fatto questi tutti assieme, ok, ovviamente la pausa compare solo su un foglio, su un piatto e non su tutte e due, questo tutto pieno, dato che ci stava anche il basamento, mettetevi il basamento, quello a cui dovete riempire, sul davanti, se no ve lo trovate coperto dietro. È un po' il grazie al cazzo, però magari uno non ci si pensa. Intanto vi dico che il blu grey non è niente di che, ok, è un blu, cioè un grey un po' più carino di quello, ma diciamo che rientra ancora nei colori standard e apprezzabili. Infatti è quello che vuole usare Anna per tutto ciò che è neutro. La scatola sarà fatta così, ma quello opaco sì, si rivela tanta roba. Cioè, è veramente un bel blu, ma soprattutto è identico al blu della clinica, cioè è proprio lui. Quindi adesso posso cambiare il piatto a questa. È bellissima questa cosa che i piatti siano tutti intercambiabili tra le stampanti, una cosa molto molto intelligente. Sì, non è pulitissimo, ma ce lo facciamo andare bene lo stesso. Ok, adesso gli do comunque una pulita. E anche questi cassetti sono mica poco comodi. Cambiamo il piatto qua, gli do una pulita giusto così. Sì, io spruzzo direttamente l'isopropilico dentro, tanto poi questo qua si scalda e si asciuga, come vedete evapora all'istante. E lanciamo il piattino della prima al basamento, almeno vediamo di fare questa lavorazione di inserire dentro il piombo. La vera domanda su questa lavorazione è: ho il piombo o sono un demente? Dovrebbe... Ah, ok, ce l'ho. Ho il piombo, le penne di piombo. Bisogna rovesciarle dentro senza fare un delirio. Pensa a sto piombo. Secondo me fa un bel basamento. Poi uno di voi mi ha convinto a fare una lavorazione in più su quello delle penne, che alla fine sarà tutta una roba a parte, sono sicuro, che è il fatto di far sì che quando giri alzi il pennarello. Vediamo, perché comunque è cilindrico. Lancio quello lì e vediamo se manda notifica. Vai, Pippi! C'è nessuno, se manda notifica quando arriva la pausa. Ok, mi è arrivata notifica sul cellulare a livello 5. Lui si ferma, la finitura è stupenda. Lui si ferma e mi dà la possibilità di mettere il piombo. Tiene tutto in caldo, mi aspettavo però abbassasse il piatto. Vediamo di non fare un bordello adesso di mettere dentro questo. Allora, prima volta che lo faccio, non è un'operazione semplicissima. Poi io in realtà ho delle sfere di piombo molto piccole, quindi ho riempito il più possibile, qualcosa mi è finito in mezzo, qualcosa mi è finito giù, non è un problema. L'importante è che non si senta niente al tappo, cioè che tutto sia perfettamente a livello e non sporga niente, sennò l'ugello rischia di sbatterci contro o una pallina rischia di venire attaccata al filamento quando passa adesso l'estrusione. Col senno di poi, adesso tornassi indietro, cosa farei? Cercherei delle sfere della dimensione del singolo quadrato, così che metti dentro delle singole sfere e il peso e basta. Ora, io l'ho messo dentro, questo ovviamente farà rumore perché non si può colmare tutto, cioè non è che esiste fare una roba del genere. Però, proviamo così, giusto per vedere che non succede niente. Adesso io sto qua, comunque riavvio e sto qua, mica che fa tipo un bordello. Ecco, sta iniziando a fare ora, se lo mette a fuoco, il primo livello di copertura, cioè il primo top layer. Per ora sembra non prendere dentro niente, le sfere in mezzo si muovono perché l'aria della ventola le fa muovere. Su questo qua, fin quando non ha fatto almeno tutto il primo top layer, mi sono sicuro che non si incastra niente. Per questo motivo vi dico che questa lavorazione nelle donuts non è accettabile. Quell'idea di farle in serie, io non posso presidiare la stampa. Io devo lanciare, metti che mi sembra ce ne stiano 12 metà, quindi in un'infornata si fanno 6 donuts. Io devo lanciare 6 donuts di qua, 6 donuts di là e svegliarmi la mattina dopo e averne 12. Non devo pensare a nient'altro. Così deve andare. Perché se no, se devo stare qua a aspettare la pausa e riempire le robe,
su molto meglio mettere dopo dentro le rondelle. Comunque ora vi ho fatto vedere una lavorazione molto basica, cioè è una cosa molto basica quella che vi ho fatto di inserire dentro le rondelle. Poi in realtà si può giocare sullo spessore dell'ultimo top layer, sul wall, su quanto deve essere l'infill, sono tante cose che si possono fare. Questa qua era giusto una prova mia e vostra assieme, ma si può fare di tutto, mettere dentro anche dei dadi, delle rondelle. Questo è il principio base per annegare qualsiasi cosa nella stampa, un NFC, qualsiasi roba vogliamo. Ok, come prima prova è andata. Vedete cosa fa quando fa il fuzzy? Vedete che non sta facendo un cerchio, non so se si è visto. Comunque la prima prova è andata, sta facendo il secondo layer, adesso lo lasciamo finire così. Sono quattro top layer mi sembra, se non sbaglio. Comunque, il fuzzy avete visto cosa faceva? Faceva il cerchio anziché fare così. Vibrava mentre faceva il cerchio, ma non era impercettibile. Purtroppo non è un'opzione perfetta, come avete visto, non mi sembra sia stata introdotta neanche da tanto, che non permette di sapere su che faccia farlo, cosa escludere, cosa non escludere. 4:35, ho ancora un po' di tempo, sicuramente per lanciare l'altra metà del portaprovette, così domani ce l'abbiamo pronto. Posso iniziare a pensare alla scatola, non mi serve la scatola che è più una cagata perché la lanciamo e va in stampa subito in stasera. Non so cosa le serva, non ne ho più pari idea, non ho indagato perché poi lei, io le chiedo sempre ad Anna di dirmi non cosa vuole ma le esigenze che ha, così io trovo cosa vuole e lei mi fa i disegni di merda, quindi stavolta non insisto neanche più di tanto. Una cosa è sicuro, facciamo quello che dice entro una certa misura. Lei mi dice che ha bisogno di una scatola 16x25 alta 8, 16x25, quindi io direi che facciamo una cosa, facciamo la scatola 15x25 alta 10 o tutto al più alta 75, ecco, la facciamo alta 75, così almeno abbiamo un quindi 150 250, abbiamo un modulo sensato e poi la dividiamo così, perché lei ha bisogno che ci sia questa revisione, cioè una metà della scatola sia divisa in 6 scompartimenti uguali e una abbia uno scompartimento intero. Sicuramente anche questa daremo l'effetto fuzzy, però magari possiamo fare un decoro, perché sennò arriverà a chiedermene altre e secondo me ha senso, non serve fare gli incastri perché tanto non le deve mettere in dei cassetti. Vabbè, adesso disegno qualcosa, portiamoci avanti perché io cerco di anticipare le richieste che poi mi obbligano a rifare le cose dopo. Allora, prima vi faccio vedere questa figata. Il basamento stampato. Questa superficie qua è extra extra liscia, che permetterà al cappellotto sopra di scivolare senza problemi, ok? E la trama invece è bellissima. Perché la trama è bellissima, sembra quasi un canestro intrecciato. Il peso secondo me è giusto, pesa 200 grammi. Ovviamente fa anche da maracas perché non abbiamo fissato, per questo le donuts non vanno bene, perché le donuts vanno mosse, questo rimane invece lì. E poi il metodo produttivo non mi consente di fare questa roba qua che vi ho detto. Dentro non è venuto con il fuzzy, giustamente, perché ci va incastrato il palo. E sotto, tanto poi ci andranno i gommini, invece è il livello superiore di chiusura. La trama è veramente, veramente bellissima, ragazzi. Oh, così riesco a farvela vedere. È veramente, veramente straordinaria. Dà veramente matricità al pezzo. Guardate. Il colore anche non è male. E questo l'abbiamo fatto. Ho già mandato in stampa l'altro. Ora, siccome stanno per arrivando tutti, che poi andiamo a fare l'aperitivo, tutti i soliti, la scatola, vi faccio vedere la scatola. Le ripartizioni sono quelle che sono, le misure sono quelle che mi ha detto riportate a modulo. Volevo fare una scatola che avesse un po' di carattere, non un rettangolo, tanto quello lì a lei non importa, importa più che altro a me. Allora ho fatto la scatola Toblerone. Una bella scatola Toblerone con le incisioni a 45 su tutti i lati, sotto a 45 nel caso un domani saltasse fuori che c'è da fare delle griglie per cassetti, ovviamente impilabili anche se sopra
non ha il chamfer come di fianco, si impila lo stesso. Dentro invece l'ho fatto rotondo, dentro è arrotondato per 2 mm, così è anche un po' più facile la pulizia degli spigoli e dà tutto un carattere un po' diverso. Adesso mando subito in stampa anche questa con l'altro colore, quello X1. Fra l'altro ci sto veramente al pelo nel piatto. Ecco, ci sta veramente veramente al pelo nel piatto di stampa, ragazzi. C'è giusto giusto il tempo per avere un po' di brim, per evitare che si imbananino gli spigoli. Il brim è fondamentale su queste misure grandi. Non so sinceramente se dagli o no il fuzzy a questa. Non vorrei che il fuzzy facesse perdere completamente le scanature così. Non saprei. Non lo so se questa qua deve essere tutta liscia o deve avere anche lei quella trama lì fatta così. Non è una stampa breve, perché è una stampa da 9 ore e 46 minuti. Perché ovviamente, ragazzi, cioè è grossa. A parte che mi ha chiesto di farla solida, quindi ho fatto delle pareti da 3 mm. Che sono pareti importanti, col fondo in realtà da 5, perché deve essere bella solida. Se poi mi dice che non va bene perché qualcosa non va bene, gliela facciamo mangiare. Cioè, non mi ha dato indicazioni su un genere, se non quel disegnino lì, quindi al massimo lo uso io. Fuzzy o non fuzzy? Ho tipo 40 secondi per decidere. Allora no, non è una stampa da 9 ore qualcosa, è una stampa da 8 ore 40. Io però farei una roba, non farei il fuzzy, che secondo me fa perdere completamente quel lavoro lì, ma farei così, farei, ce la giochiamo, 9 ore 52. Facciamo anziché il classico 0,20, 1,0, 16. Cioè una finitura più, fa un layer più bassi, perché se lo porto a fine che è 0,12, le ore diventano 12 e 12 sono un po' tantine. Sì, perché 12 ore e 7 è un po' tanto. Proviamolo 0,16 e 0,20, cambia abbastanza. Lo lanciamo così e vediamo come viene. Di là intanto come sta andando la stampa. Allora, qui procede alla grande. È bellissimo sto colore. Adesso lui azzecca anche l'altro di colore, che è questo, e stampo la scatola. Alla fine del portasiringhe non ho messo in stampa la parte con l'aggancio a muro, perché le ho telefonato, mi ha detto che lei non ha proprio spazio per metterlo a muro, perché non ha le mensole, dovrò mettere le mensole, e quindi gli dà solo fastidio perché poi non riesce a togliere le provette. E quindi quello lì lo usiamo direttamente per quello dei pennarelli che facciamo domani, nei prossimi giorni, da caricare sul mio keyboard. Alla fine ho detto tutto agosto, ma siamo solo al primo di agosto. Domani abbiamo pronto tutto il portasiringhe, abbiamo pronto anche la scatola, se qualcosa non va storto in nottata con la stampa, però adesso mi tocco, ma finora non ha mai fallito una sola stampa, la bambù, una sola, ma avevo sbagliato io. E domani arriva il filamento delle donuts, domani è venerdì e domani facciamo le donuts. Facciamo il proto della donuts, sicuro come l'oro, e iniziamo a fare quella in grande. Quella grande che voglio fare da caricare e da mettere sul sito come centro tavola porta caramelle, che secondo me viene una figata. E quella dobbiamo cercare di farla il più possibile con meno post produzione, perché quando si caricano i file su Maker World meno post produzione c'è, più la gente è contenta, più è avvezza a scaricarla e a usarla, perché non molti hanno poi la manualità adatta per fare, quindi la gente preferisce il cotto e mangiato. Mi avete detto che vi piacciono queste pillole qua su Maker World, come fare, possiamo fare degli approfondimenti, o se voleste un giorno possiamo fare anche una live. Io non sono molto avvezzo alle live, non mi vengono bene, però possiamo fare anche una live sull'argomento, se interessa. O stampa 3D in generale o Maker World. Non lo so, vediamo. Niente, ci aggiorniamo domani. La donuts grande da fare non sarà solo un ingrandimento, è da reingegnerizzare completamente. Dai, ci vediamo domani che, vabbè, sono le 6, mi preparo per l'aperitivo.